Buonasera a tutti, buonasera cari amici, ben ritrovati. Oggi questa sera abbiamo un appuntamento che l'ho chiamato Sentirsi bene con la scienza. Lo parliamo con la dottoressa Caudullo, che è la vicepresidente di Solcar, ha anche altri incarichi che, insomma, un po' alla volta noi riconosceremo durante la chiacchierata. Quindi benvenuta, dottoressa Caudullo, ed è un piacere averla qui. Grazie Davide Meneghini, grazie molte per questo invito veramente gradito e per la presentazione. Sì, io sono Giada Caudullo, sono padovana, quindi è davvero un piacere avere un'autorità del comune della nostra città nel poter chiacchierare di quello di cui noi ci occupiamo e sono anche un'alumna dell'Università degli Studi di Padova, certamente la nostra città con il momento poi estremamente florido per tutta la popolazione che ha avuto, soprattutto in questi ultimi anni, ma con questa storia importante che è quella dell'Università degli Studi di Padova, non poteva non essere il mio ateneo prescelto. Mi sono laureata in psicologia clinica, ho frequentato un ordinamento che studiasse le basi biologiche del comportamento, sono sempre stata interessata alle neuroscienze e quindi poi alla gestione delle risorse umane. L'azienda che rappresento e di cui parleremo è Solgar Italia, che è un brand internazionale che nasce negli Stati Uniti nel 1947, quindi ha 70 anni di storia, e in Italia è da noi rappresentato da 30 anni attraverso la distribuzione esclusivista. È un brand di integratori alimentari, quindi un mondo che noi tutti conosciamo e che può meritare anche di delucidazioni e di spiegazioni specifiche in merito. E ci puoi raccontare anche il tuo ultimo anno e mezzo da vicepresidente di Solgar, insomma, come è stato, se avete adottato delle innovazioni che utilizzerete anche in futuro? Facci una panoramica, perché è stato un anno per tutti un po' diverso. E immagino la guida di un'azienda vi ha un po' stravolti i piani, presumo all'inizio, insomma. Sì, faccio infatti un passo indietro rispetto alla mia prima introduzione. Ecco, Solgar Italia, nella distribuzione di integratori alimentari che sono conosciuti a livello internazionale per una grande storia, una storia che si basa su ricerca scientifica, innovazione, qualità e distribuzione in oltre 50 paesi al mondo. Proprio a Padova, infatti, vi è la nostra sede. Gli integratori alimentari in Italia risultano essere il mercato più importante rispetto all'Europa. L'Italia, pensate, proprio nel mercato nutraceutico è il primo mercato. Il mercato nutraceutico degli integratori in Italia è principalmente focalizzato a livello di valore di business attraverso il canale farmacia. Quindi, Davide, la nostra attività di Solgar è quella di distribuire principalmente nelle farmacie, anche in talune parafarmacie ed erboristerie che sono interessate all'ambito degli integratori alimentari, e la nostra mission aziendale è sempre stata quella di inoltre fornire didattica scientifica non soltanto ai farmacisti, ma ai signori medici e ai biologi, nutrizionisti, quindi a delle figure sanitarie che sono estremamente indicate, abilitate per suggerire un integratore alimentare. Voi sapete che l'integratore alimentare può essere registrato in Italia attraverso il nostro Ministero della Salute, però è giusto ed è importante che sia un camice bianco a suggerirlo, quindi sia a prescriverlo, sia il medico che a suggerirlo nella professione del farmacista. E quindi, prima di questo anno molto particolare, noi si era soliti fare oltre 300 eventi su tutto il territorio nazionale, come incontri formativi in presenza durante i fine settimana, durante le serate, quindi attraverso informatori scientifici che noi abbiamo su tutto il territorio, con davvero molta attenzione e molto impegno. Quest'anno è certamente si è tutto modificato all'improvviso. Certamente la situazione che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo da oltre un anno e che adesso dopo le fasi 1, 2 e 3 sta andando appunto grazie ai vaccini in una via di risoluzione, ci ha ritrovato ad affrontare una sorta di rivoluzione digitale che forse sarebbe avvenuta fra una decina d'anni o qualcosa meno, quindi immediatamente
2017 abbiamo trasformato tutta la parte di formazione tramite ECM e FAD, che sono i crediti formativi per gli operatori sanitari, online, quindi attraverso già da marzo 2020 con piani editoriali davvero variati sui vari argomenti, abbiamo potuto raggiungere tutti i nostri clienti. Le nostre comunicazioni sono principalmente riferite agli operatori sanitari, quindi non direttamente al consumatore finale, a cui parliamo tramite ovviamente i soliti strumenti che sono il web, la pubblicità televisiva e i social. Quest'anno è stato anche l'anno del boom dell'immunità, perché certamente quello che abbiamo vissuto ha chiaramente mosso anche la ricerca e numerosi studi su quella che poteva essere un'attenzione da parte del farmacista e dal medico, ovviamente successivamente alle note priorità, di poter sostenere il sistema immunitario. L'Organizzazione Mondiale della Sanità si è espressa in merito e ha definito, e cito tre esempi di integratori, la vitamina D, la vitamina C e lo zinco, come nutrienti che possono essere di supporto al sistema immunitario. Quindi qui parliamo, e qui vado nella importante specifica degli integratori, di un sostegno della fisiologia della persona sana. Quindi l'integratore alimentare ci può aiutare a far star meglio quando stiamo già bene, e invece quando vi sono piccoli disturbi può essere in un modo sartoriale personalizzato suggerito dagli operatori sanitari. Ecco, per citarvi alcuni dati, questo grande mercato nutraceutico che è responsabile di 3 miliardi e mezzo di prezzo al pubblico, quindi tutto il mercato italiano di tutte le tipologie dei brand, dei marchi di integratori alimentari, performa all'anno circa 3 miliardi e mezzo di euro come prezzo al pubblico. Ha avuto un boom molto forte a marzo-aprile proprio negli integratori come sostenitori dell'immunità, ma anche altre classi di integratori, penso ai probiotici, agli omega 3, a prodotti per il benessere in generale, multivitaminici, e devo dire, i dati dicono che le farmacie, questa è una nota situazione per quello che abbiamo vissuto, le farmacie per esempio di metratura grande o le farmacie dei capoluoghi di province hanno un pochino sofferto di più, ovviamente anche a causa del turismo, quindi hanno avuto per la prima volta dopo anni un decremento del loro fatturato rispetto all'anno precedente, al 2019, fino a meno al 15%, mentre invece le farmacie più piccole di quartiere sono riuscite ad avere un incremento positivo. Questi sono chiaramente noti dati dovuti all'emergenza sanitaria. La farmacia è stata anche il primo tempio di accoglienza, il primo punto proprio di accoglienza della popolazione in questa situazione, e quindi anche noi, come sia come formazione didattico-scientifica ma anche come operatività di tutti i nostri quasi 200 dipendenti tra sede di Padova e italiana, ha immediatamente switchato verso una comunicazione online diretta con davvero molti contenuti multimediali che magari precedentemente venivano utilizzati diversamente. Penso per esempio alle nostre videopillole informative per il medico, il farmacista non potendo raggiungerlo, e arrivando poi adesso a sperare a riprendere gli incontri face to face. E Giada, volevo chiederti, in questo ultimo anno e mezzo, insomma, appunto vedendo le proprietà di questi integratori che voi vendete, che anch'io ne faccio utilizzo da un po' di tempo, c'è stata una vendita di qualche prodotto in particolare? Avete visto qualche, diciamo, vendita in più? Cioè, volevo chiederti un tuo panoramica su questo aspetto. Sì, guarda, allora, la vitamina D e la vitamina C sono entrate immediatamente nei nostri top 5, non soltanto nei nostri, ma anche in ogni company che si occupa di integratore alimentare. La vitamina D chiaramente è considerata un neuroormone che sostiene il sistema immunitario, e in associazione poi alla vitamina C, anche per queste dichiarazioni del Ministero della Salute, sono stati davvero, devo dire, l'area dell'immunità ha avuto, come già precedentemente accennato,
determinato un picco molto alto. È cresciuta molto anche tutta l'area legata al sistema nervoso, quindi tono, umore, stato d'animo, sonno. Ecco, noi sappiamo che con la pandemia i disturbi del sonno nella popolazione in generale sono aumentati, soprattutto tra gli adolescenti. Pensiamo di poter affermare che sia gli adolescenti che i senior, e qui mi riferisco come fascia proprio d'età per quanto attiene ai loro bisogni, sia di crescita per quanto riguarda gli adolescenti, ma anche relazionali, adolescenti e senior, siano state abbastanza penalizzate. Quindi noi ci rendiamo conto, e qui adesso gli psicologi, che sono la classe a cui appartengo, dovranno ancora, anche se vi sono già numerosi dati, studiare anche gli effetti a lungo termine di questa situazione di isolamento sociale, hanno certamente avuto un impatto sulla popolazione. Quindi non soltanto i prodotti per l'immunità, ma anche i prodotti di sostegno per il mood, quindi per l'umore, per il buon umore. Quindi penso, per esempio, come base proprio a polivitaminici a base di vitamine del gruppo B. Le vitamine del gruppo B sono un substrato sempre di base per nutrire la funzione psicologica. Penso anche ad integratori a base di estratti erbali rilassanti come la teanina, la melatonina o la passiflora, proprio per favorire il sonno. Quindi tono, umore e sistema nervoso. I polivitaminici poi, che sono degli integratori che possono sempre essere di supporto come tonico psicofisico per avere anche un po' più di slancio, di energia, o magari per compensare anche come spesso insomma accade a un'alimentazione povera di frutta e verdura, sono stati anche una classe di integratori particolarmente venduti. Certamente da citare sono quelli legati all'immunità e al benessere mentale. Ecco, siamo stati tutti provati da questa situazione che abbiamo vissuto, quindi il sostegno dell'umore si è davvero visto sia nelle richieste della popolazione, ma anche nelle richieste in farmacia di prodotti di questo tipo, non soltanto di integratori, noi l'abbiamo visto dai nostri numeri, ma anche tramite l'aumento di utilizzo di farmaci proprio anche per il sistema nervoso. Questo lo dicono i dati delle classi di prodotti venduti in farmacia. Leggo un paio di messaggi, saluto Alberto Nale, Domenico Marianski, bravissimi e competenti entrambi. E Giada, io volevo chiederti, la vostra azienda è molto vicina anche all'Università di Padova, che secondo me è un gioiello che abbiamo qui in Italia, e volevo chiederti se vuoi raccontarci un po' di questa collaborazione che valorizza entrambe, sia la vostra azienda ma valorizza anche l'università. Quindi, visto che c'è una bella relazione, perché io penso che molto spesso l'università non ha dei grandi rapporti con le aziende, invece nel vostro caso vedo che c'è proprio una relazione, ecco. Quindi volevo chiedere se puoi raccontarci di questo vostro percorso. Certo. Allora, la relazione che Solgar Italia ha con l'Università degli Studi di Padova nasce certamente da molte persone, quindi da noi persone come direzione della società, che ammiriamo veramente molto gli scienziati e tutto ciò che viene riconosciuto come ranking del nostro Ateneo Patavino. Quindi siccome nelle nostre iniziative didattiche e formative spesso si parla appunto di concetti scientifici come il benessere mentale, le aree di alcune piattaforme della salute, ma penso anche per esempio all'epigenetica. Epigenetica sembra una parola difficile, ma significa sostanzialmente noi stiamo bene ed invecchiamo bene sia grazie al nostro patrimonio genetico, che ha un impatto di circa, gli scienziati dicono, di circa un 30% sulle nostre, sul nostro fenotipo e quindi sul nostro modo di essere, ma anche questa risultanza è scaturita dal rapporto che noi abbiamo con l'ambiente, quindi con l'interazione con l'ambiente, quindi rispetto al nostro stile di vita, alla nostra attitudine mentale, all'esercizio fisico e a come affrontiamo il modo di vivere. Ecco, in questo senso, per esempio, proprio Solgar Italia, attraverso l'Università degli Studi di Padova, ha promosso una collaborazione tra Harvard Medical School e l'Università di Padova, in quanto, e ho appunto citato l'epigenetica in questo senso, la professoressa
professoressa Immacolata Di Vivo di Harvard, che è la principale studiosa dei marcatori genetici che sono responsabili del nostro invecchiamento, è stata ospite presso l'Università degli Studi di Padova e ha partecipato a numerose conferenze proprio in Bo, ma anche in Ateneo, su quelle che sono le ultime evidenze scientifiche delle strategie nutrizionali e nutraceutiche per poter stare bene. Oltre a questo, la nostra società è davvero fiera e orgogliosa di sostenere diversi tipi di iniziative. Mi posso riferire alle borse di studio presso i dipartimenti che sono a noi più vicini, penso al dipartimento di farmacia, come a quello di scienze biologiche, come a quello di scienze biomediche. Quindi noi riteniamo che sostenere il volano della scienza e le idee dei giovani ricercatori, anche se poi non possano magari non essere nostri collaboratori, ma proprio ad ampio respiro sostenere la ricerca scientifica sia veramente un punto che fa la differenza. Perché, vedi Davide, noi non dobbiamo solo raccontare un prodotto, un integratore, una referenza, però amiamo raccontare una storia. Ecco, per esempio, sull'epigenetica abbiamo raccontato molte cose. Ti faccio una parolina che adesso va molto di moda: la meditazione è uno dei fattori che ci aiuta ad invecchiare meglio e che si è visto a livello anche neuronale, che protegge il cervello da un invecchiamento precoce. Quindi una meditazione studiata e fatta in un certo modo, faccio un esempio, anche per 20 minuti al giorno, si è visto avere ottimi risultati. E la professoressa Immacolata Di Vivo ha proprio portato le sue ricerche all'Università di Padova in merito a questo, perché la meditazione è uno dei fattori misurati che intervengono positivamente nei nostri biomarcatori. Sono numerose le iniziative che Solgar poi sostiene ancora con l'università, tra cui sosteniamo anche l'associazione alumni e sosteniamo ogni anno da 3 anni il premio di studio intitolato Elena Lucrezia Cornaro Piscoppia, che è un vanto dell'Università di Padova, che è la prima donna che si è laureata al mondo e che si è laureata proprio presso il nostro Ateneo alla fine del 1600, quindi Padova, come voi tutti sapete, l'università adesso compie 800 anni nel 2022, e quindi Elena è riuscita a laurearsi in una tesi in filosofia circa 300 anni dopo la fondazione dell'università. Quindi un esempio di forza femminile, e abbiamo il piacere di sostenere questo premio sostenendo proprio questi giovani ricercatori, ma anche laureati dell'Università degli Studi di Padova, che possano presentare dei lavori o delle tesi di ricerca che valorizzino il ruolo della donna nella ricerca scientifica, che è un concetto a cui tutti teniamo e dovremo tenere sempre di più. Infatti io sono contento che la vostra azienda è nel nostro territorio, perché da questo punto di vista anche innovativo, di mentalità, secondo me siete un bel punto proprio di vista, una bella apertura verso il mondo e soprattutto che si guarda al futuro. E proprio di questo volevo parlarvi e volevo chiederti, e il futuro degli integratori, state lavorando a qualcosa? Nel senso, c'è qualche integratore su cui state, diciamo, puntando per migliorare, insomma, le nostre, diciamo, le situazioni, ecco, giornaliere, quotidiane? Quindi volevo chiederti il futuro, se avete qualcosa nel cassetto che state su cui state lavorando, ecco. Sì. Ci sono delle nuove tendenze di innovazione sugli integratori alimentari, sulla base della quale noi diamo dei suggerimenti, dei consigli alla nostra casa madre, perché la ricerca viene fatta proprio negli Stati Uniti, in Leonia, in un posto meraviglioso e molto esteso, uno degli stabilimenti di Solgar America, mezz'oretta da New York. Quindi Solgar Italia, che è il secondo stato come più alto fatturato dopo la casa madre americana, quindi siamo i secondi in tutto il mondo e abbiamo una voce anche in capitolo per poter dare dei suggerimenti sull'innovazione. Abbiamo avuto recentemente notizie, condiviso, che proprio per quanto
dicevo prima, in merito al sostegno della psicologia delle persone, del tono e dell'umore, vi saranno dei nuovi lanci, dei complessi che con brevetti molto, molto studiati e molto biodisponibili poi potranno sostenere la persona. Ecco, ci sarà la tendenza di avere più referenze ancora per il sostegno dell'umore, della calma per gestire tutte le numerose situazioni stressanti. Quindi nell'area tono ed umore ci sono delle novità. Solgar, poi gli integratori Solgar hanno brevetti, hanno biodisponibilità, quindi hanno evidenza scientifica, quindi sono veramente delle molecole attive e con ottimi risultati. Un'altra tendenza molto importante è quella dell'ecosostenibilità, certamente un altro cambiamento culturale a cui stiamo andando sempre più incontro e insomma Greta è stata una delle tantissime rappresentanti, ma l'attenzione all'ecologia rispetto all'ambiente è importante e quindi proprio ricalcando questa filosofia lanceremo anche delle referenze che saranno a base di proteine di formulate proprio, scusami, formulate da mucche solamente allevate al pascolo, quindi grass-fed e quindi ecosostenibili e sempre con una certa attenzione poi alle classi di utilizzatori come ai vegani. Solgar inoltre presenta anche certificazioni halal, kosher e ovviamente anche referenze sempre mirate sia per la salute di genere. Ecco, la salute di genere e la medicina di genere sono aree estremamente importanti, quindi il benessere della donna e dell'uomo, sempre in un'ottica però di sostegno al cervello, alla mente, questa mente che multitasking, che dal digitale al confronto con le persone a tanto altro vive veramente, stiamo vivendo veramente un nuovo umanesimo, si può dire. E già da io volevo tornare indietro. Tu qualche anno fa hai scritto un libro che si chiama Benessere Natura, la scienza per sentirsi bene. Vuoi raccontarci perché hai scritto questo libro? Vuoi farci insomma un cappello? Vuoi raccontarci insomma e cosa trasmette, qual è il tuo messaggio? Sì, allora, ho avuto il privilegio di scrivere un libro con il supporto del professor Vitorino Andreoli, che molti di voi avete la possibilità di conoscere. Vitorino Andreoli è uno psichiatra di fama internazionale, molto conosciuto in Italia perché nasce poi nascendo e come prima come neurologo, poi come psichiatra e anche come divulgatore nella criminologia e gli arriva poi ad essere un importantissimo scrittore e conoscitore della mente umana nella sua normalità. È autore infatti di numerosissimi libri, in particolare un appassionato di adolescenti e delle metamorfosi, la mente dell'uomo. Sostanzialmente, Vittorino Andreoli ha condotto un gruppo di lavoro nella nostra azienda Solgar e tramite queste lezioni la nostra società ha registrato un neologismo, una nuova parola che è benessere, che è quella che hai citato tu. Il mio libro infatti si chiama Benessere Natura. Benessere molto brevemente dalle ispirazioni proprio delle comunicazioni e di altre pubblicazioni editoriali che Vittorino Andreoli ha fatto con noi. Penso alla nuova disciplina del benessere, che è uno dei suoi libri e che racconta che cos'è questa parola, nasce una nuova disciplina. Benessere vuol dire equilibrio tra corpo, mente e relazioni sociali. Un concetto questo abbastanza noto, semplice, ma in realtà queste tre dimensioni, a seconda della fascia d'età, hanno un peso diverso su le altre fasce d'età. Faccio un esempio: un adolescente con le sue variazioni ormonali ha la dimensione del corpo che è preponderante, che influenza anche la sua modalità di relazionarsi con il gruppo dei pari età e anche influenza le proprie prestazioni
prestazioni cognitive. Una donna in gravidanza, la fascia proprio, la dimensione del corpo è quella che ha il sopravvento sulle altre dimensioni, che sono mente e relazioni sociali. Nell'età della saggezza, come la chiamiamo noi, che è l'età dai 65-70 anni in poi, è chiaro che la dimensione delle relazioni sociali viene a mancare, quindi è proprio il bagaglio della mente, delle proprie esperienze, che dovrebbe avere, così, riportare un equilibrio. Semplicemente conoscendo questi bisogni e questi equilibri da queste dimensioni, noi riusciamo a suggerire ai nostri operatori sanitari, quindi mi riferisco soprattutto a farmacisti in questo caso, pur non essendo psicologi, riusciamo a far comprendere a loro, e questo è proprio l'oggetto del mio libro, come conoscendo questi desideri e questi bisogni specifici generali di quelle fasce d'età, l'operatore del benessere può suggerire in primis un'alimentazione equilibrata, può comprendere quali sono questi bisogni e desideri, può in un modo efficace e anche completo nel consiglio seguire il cliente in farmacia. Molto brevemente, alcuni integratori alimentari sono stati studiati e menzionati come promotori del benessere perché, e qui faccio un esempio molto, molto semplice, il magnesio è un minerale che attiva il nostro sistema inibitorio. In poche parole, in un linguaggio molto più semplice, oltre a favorire e a sostenere il funzionamento muscolare, attiva proprio il nostro stato di rilassatezza, attiva il nostro sistema parasimpatico nella sua sezione inibitoria, quindi ci calma, quindi è un nutraceutico che quindi agisce non soltanto a livello biochimico del corpo, ma ha un'influenza anche sulla mente. Quindi conoscere queste particolari peculiarità può aiutare ad essere così un operatore olistico di sostegno alla persona. Benessere Natura è un libro edito Marsilio che come iniziativa abbiamo divulgato sia attraverso le farmacie che poi si può trovare anche in libreria. E Giada, volevo anche chiederti, tornando un attimo indietro e facendo anche un po', diciamo, resoconto sul tuo libro, c'è una regione in Italia più ricettiva per quanto riguarda sia l'utilizzo di integratori, sia l'utilizzo di queste informazioni? Nel senso, se vedete che c'è, diciamo, una vicinanza, dimmi tu, insomma, ecco, se, perché ovviamente io parlo da esterno, sì. E siamo curiosi di conoscere anche questi aspetti. Certo, allora guarda, in generale intanto il consumatore tipo di un integratore alimentare, in particolare i nostri studi sono soprattutto focalizzati sull'integratore Solga, è una donna più o meno della mia età, intorno ai 40 anni, che ha un livello culturale medio-alto, un livello anche sociale medio e che ha a cuore il benessere della propria famiglia, che si informa molto nella letteratura scientifica, anche nelle riviste, magari anche tecnico-scientifiche di settore, e che ha proprio a cuore il benessere di tutta la famiglia. In realtà, oltre a questo identikit, devi sapere che su oltre 60 milioni di italiani di abitanti in Italia, almeno sono circa 30-32 milioni gli italiani che almeno una volta e più di una volta all'anno hanno utilizzato un integratore alimentare. Quindi comunque, per quello che dicevamo noi in apertura, c'è una certa attitudine. Allora, per quanto riguarda le regioni d'Italia, devo dire, la Lombardia e il Lazio sono due regioni, anche poi per la popolosità, e la Lombardia in particolare anche per il PIL, che rispondono molto bene all'utilizzo degli integratori. Anche la Campania, sia al nord Italia che al centro-sud, e in sud Italia c'è molta attenzione, e quindi queste sono regioni molto dove questo utilizzo è molto, molto sentito. Penso anche comunque al Piemonte, e poi ci sono a macchia di leopardo anche ottimi risultati e riscontri in Sardegna, come anche in Puglia, penso anche alla città di Palermo. Quindi certamente l'italiano, come dicevo prima,
che vuol star bene, vuole, diciamo così, sostenersi anche prima di affrontare anche situazioni legate poi all'invecchiamento, e che si informa e che studia, studia e non diciamo da autodidatta, ma che comunque si fa principalmente consigliare, ma che poi si informa ancora quotidianamente, è un consumatore tipo di integratori alimentari. Ecco, poi certamente ci sono anche delle classi di medici che in particolare suggeriscono gli integratori, non tutti gli specialisti in particolare suggeriscono di gran lunga gli integratori. Il medico di medicina generale suggerisce l'integratore alimentare, pensiamo anche ai disturbi digerenti, gastrointestinali, il medico ginecologo anche, penso per esempio all'acido folico della donna in gravidanza, anche il medico dello sport, quindi ci sono anche delle situazioni legate ai professional sanitari che poi suggeriscono queste importanti molecole per il nostro benessere. Io confermo Giada perché io, insomma, qualche mese fa, ormai qualche anno fa, insomma, io ero un po' carente di vitamina D e quindi se soffrivo anche un po' di stanchezza durante il giorno. E da quando ho utilizzato, da qualche anno, insomma, utilizzo il vostro integratore, che ormai è diventata una quotidianità, devo dire che mi è passata questa stanchezza e quindi sto meglio in questa giornata, io ho più serenità. E quindi volevo chiederti anche questo, insomma, visto che, però, per quelli che magari si stanno avvicinando adesso, si avvicineranno questa sera al mondo di integratori, al mondo di Solgar. E quali sono, possiamo dire, i benefici, ovviamente in maniera molto generale, perché sono tantissimi i vostri prodotti, e quali sono i benefici che si possono avere da, appunto, dai vostri integratori? Sì, allora i benefici che si possono avere sono benefici che si legano proprio all'esigenza, e qui parlo della persona in salute, del soggetto in salute che vuole più energia, che sente stanchezza e affaticamento soprattutto nel cambio di stagione, che necessita di alcuni antiossidanti o di polivitaminici e minerali perché non riesce a inserire nella propria alimentazione sufficienti dosi di frutta e verdura. È anche il consumatore che mangia po poco pesce azzurro. Vi ricordo che gli omega 3 sono molto importanti. Il pesce azzurro, tra l'altro, si trova soprattutto su pesci come sgombri, aringhe, merluzzi. Spesso si trova proprio nella parte della pelle e quindi talvolta la buttiamo via la pelle, ma proprio quella zona tra la pelle e il pesce è estremamente ricca di omega 3. Quello che posso suggerire è sempre quello attraverso il proprio medico di base o il suggerimento del farmacista, di fare anche, come per esempio hai fatto tu, un'indagine ematochimica sui nostri livelli di vitamina D, che sono molto importanti, perché la vitamina D si è visto a livello statistico spesso è carente in molti di noi già in giovane età, già dai 30 anni, e quindi è davvero molto importante perché rientra nel metabolismo e la funzione immunitaria, muscolare, quindi è davvero un nutriente del benessere che, come dici tu, serve proprio anche ad avere buoni livelli di attenzione e di energia. Penso anche, per esempio, agli integratori a base di probiotici, quindi il sistema digerente è sempre un'esigenza molto sentita da molti di noi, e poi sapete, l'intestino è reputato come il nostro secondo cervello. Tra l'altro, la serotonina, che è il neurotrasmettitore del benessere legato anche proprio al buon umore, è stata per la prima volta isolata, identificata proprio a livello dell'intestino, quindi è un neurotrasmettitore che permette le comunicazioni proprio dalla periferia al centro, quindi è molto importante anche avere sempre un intestino equilibrato e in ordine. E poi vi sono anche
degli aumentati fabbisogni che il medico valuta o il farmacista valuta. Citavo prima l'acido folico, citavo prima l'integrazione a base di magnesio per la calma, la rilassatezza, per lo sport. Ecco, l'integratore alimentare va cucito come un abito sartoriale su misura, il protocollo degli integratori alimentari. Le cose più importanti credo che siano sempre quelle che poi si evincono proprio dalle analisi ematochimiche mediche, quindi vitamina D, vitamina B, sempre considerando che la parte più importante è quella di avere un'alimentazione equilibrata, uno stile di vita attivo, un esercizio fisico regolare e una buona dose di ottimismo. L'ottimismo si è visto geneticamente, lo ereditiamo anche questo sempre per quella percentuale che citavo prima, come tratto anche di attitudine, di personalità per circa un 30%. L'ottimismo lo possiamo imparare, si può imparare ad essere ottimisti e l'ottimismo è uno di quei valori di cui parlavo prima, di quelle variabili che agiscono positivamente sul nostro cervello, sul nostro sistema immunitario e sul modo in cui affronteremo gli anni della nostra preziosa vita. Saluto Carlo Alberto Vicentini che si è connesso. L'ultima domanda da farti, Giada, siamo vicini all'estate. C'è qualche integratore che consigli per l'estate, visto che insomma ci si muove di più, fa caldo, insomma ecco, si cambia un po' la routine e soprattutto col Covid, che siamo stati abituati a stare molto, diciamo, seduti, molto molto a casa, quindi insomma c'è un integratore che potrà aiutarci durante l'estate, magari avere un po' più di energie. Raccontaci tu, insomma. Certo, allora, la base è sempre quella di avere un intestino regolare in ordine, quindi i probiotici, per esempio un integratore a base di probiotici, perché poi nel cambio di stagione è facile anche così percepire delle alterazioni nella digestione del sistema immunitario, intestinale, scusate, ma anche immunitario, è il primo step. Beh, durante l'estate sono molto importanti perché viviamo all'aria aperta, perché siamo più esposti ai raggi UVA o UVB, perché ci muoviamo di più, sono molto importanti, soprattutto se si hanno delle alterazioni a livello anche pressorio, sono molto importanti gli integratori a base di sali minerali, quindi penso al magnesio, penso al potassio, anche per compensare l'eccessiva sudorazione. Per quanto attiene, per esempio, anche un supporto anti-età, il sole è veramente una fonte di energia e di vita per noi molto importante, va preso con attenzione, con moderazione, va preso gradatamente e quindi anche dopo i 35-40 anni gli integratori di supporto per la corretta esposizione al sole, penso per esempio a nutrienti come il beta-carotene, la astaxantina, antiossidanti come il pinoflavo, possono aiutare a controllare l'eccessiva produzione di radicali liberi proprio per immetterci in questi mesi di tanto sole desiderato, dopo veramente mesi di insomma, lavoro, isolamento e anche tanta luce blu come quella a cui siamo esposti adesso. Quindi certamente antiossidanti per l'esposizione al sole, sali minerali e sempre un'attenzione ai probiotici. Poi certamente la vitamina C come ulteriore supporto antiossidante è sempre un toccasana. Beh, Giada, io ti ringrazio per tutte le informazioni, i messaggi che ci hai dato, insomma ci hai fatto una bella lezione in questi 40 minuti circa insomma, di diretta, insomma io ringrazio anche tutti quelli che si sono connessi e ti ringrazio, vi faccio anche i complimenti per come lavorate, perché per i messaggi che lanciate come azienda, che ne abbiamo bisogno qui nel territorio e veramente complimenti e grazie per la tua testimonianza. Grazie Davide, è davvero per noi una grande missione di vita, una passione e quindi che dire, siamo orgogliosi di rappresentare Solgar in Italia e a Padova e ancora grazie per il tuo gentilissimo invito. Ti auguro un buon lavoro e allora un arrivederci a presto.
Buonasera a Ciao, tutti. ciao Giada, grazie e ciao a tutti. Ciao, Ciao. buonasera.